È stato presentato nelle prestigiose sale dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, a Palazzo Serra di Cassano, il libro La città dolente, che il medico svedese Axel Munthe, venuto a conoscenza della situazione napoletana durante l'epidemia di colera, scrisse sulla città partenopea. Il libro ha ispirato la mostra fotografica omonima in cui sono stati esposti gli scatti di Salvino Campos e Peter De Roux. Oggi si presenta il volume La città dolente, una prospettiva dall'esterno di Napoli. Cosa resta di questi scritti e di questa mostra che ne è stata ispirata? Allora, bisogna premettere che questo libro è stato scritto da Axel Munthe, più famoso come ideatore della Villa San Michele ad Anacapri, nell'occasione di una sua presenza a Napoli come volontario durante il colera del 1884. Quindi questo è una sorta di reportage che lui manda in Svezia ai giornali per raccontare quello che accade a Napoli, una apocalisse praticamente, sono 15.000 i morti in un mese. Questo libro è un pretesto intorno al quale poi ruota la mostra, che ha lo stesso titolo del libro, La città dolente, e perché è un progetto che mira ad unire due spazi culturali, il Brasile con gli scatti di Salvino Campos, che rappresenta una realtà in via di sviluppo e quindi dolente per la difficoltà del vivere quotidiano, mentre la mostra di Peter De Roux, che è uno svedese, fotografa una città nord-europea, quindi altamente avanzata, che pure però è portatrice di sofferenza per i suoi abitanti. Quindi c'è questo malessere universale che